jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells. Andrea Di Crescenzo, terminata la partita qui a Scauri. Allora, una battuta per questo match finito per 4-1. Mi sembra che durante il match c'è stata la possibilità che voi potevate, eravate ancora in partita, poi in finale loro hanno un pochino dilagato. Sì, sì, sapevamo che loro sono primi in classifica, quindi è la squadra secondo me più forte del campionato. Noi, siccome stiamo lottando per il momento per la salvezza, non sono queste le partite che dobbiamo vincere, però l'importante era fare bella figura, stare sempre in partita e non mollare mai. Poi con il sacrificio e il lavoro durante la settimana, come sta avvenendo da un mese a questa parte, stiamo ottenendo risultati anche con squadre più blasonate di noi, come lo Sperlonga settimana scorsa secondo in classifica, Virtus Latina Scalo in casa 3 settimane fa, che stanno primi in classifica insieme all'Heracles. E quindi ci toglieremo grandi soddisfazioni con il lavoro, sacrificio e umiltà. Poi oggi ce l'abbiamo messa tutta e stavamo vincendo, ce la siamo giocati per lungo alla pari con loro. Poi i dettagli fanno la differenza, loro sono una squadra un po' più esperta di noi siamo parecchi under 19 addirittura, 3 o 4 ragazzi della mia età di 30 anni massimo, e quindi ci manca esperienza. Quello che hanno avuto loro oggi rispetto a noi a far girare a palla, al momento giusto ci hanno punito. L'arbitraggio un pochino così e così, eh? Diciamo, io non mi piace dare la colpa all'arbitro quando si perdono le partite. Se si perdono le partite poi 4-1 non l'arbitro non determina così tanto, può in alcune occasioni determinare un fallo, qualcosa, come il rigore secondo me non c'era e l'ha dato, e però lo stesso rigore il secondo tempo non è stato dato a noi sul punteggio del 2-1 che ce la stavamo giocando. Però non recriminiamo questo con l'arbitro, perché loro sono stati più bravi di noi e hanno meritato la vittoria. Adesso si gioca in casa la prossima, sì, ti ricordo tutti. United Latina, so che ci sono 2 o 3 giocatori esperti di categorie superiori, quindi sarà un'altra battaglia, non mollare fino alla fine e cercare di portare i 3 punti di nuovo a casa. Ma la Virtus adesso sta salendo, dopo la fase iniziale adesso sì, sta salendo su. Sì, perché all'inizio siamo un gruppo nuovo, una rifondazione della squadra, il mister è nuovo, ci ha messo tempo a conoscere sia i ragazzi lui e sia noi ragazzi a conoscerci, perché non tutti giocavamo, eravamo tutti noi, non ci conoscevamo. Quindi adesso pian piano col lavoro ci stiamo allenando bene, c'è amalgama della squadra e pian piano usciremo sempre in modo migliore con l'esperienza e l'affiatamento di gruppo. Già c'è, però, ma si possono limare alcuni dettagli che ancora non vanno alla grande. D'accordo, in bocca al lupo, grazie. Crepi, grazie a voi. Yuri Mella, altro giocatore dello Scout, giovane, che si sta facendo valere in questa stagione. Loro, parliamo di questa partita, 4-1 risultato finale, ma comunque all'inizio è sofferto un po'. Sì, è stata una gara molto equilibrata, e infatti come da pronostico, però alla lunga poi ci siamo fatti valere. Questo è un campionato strano, i risultati lo dimostrano, insomma, perché chiunque può vincere contro chiunque, è inutile guardare la classifica. Queste flessioni durante il match a che sono dovute? Agli avversari oppure a voi, che comunque alcuni di voi che sono chiaramente un po' più avanti con l'età non reggono tutta la partita? Vabbè, diciamo che bisogna dare merito alla squadra avversaria prima di tutto, e poi dobbiamo lavorare per cercare di reggere a alti ritmi per tutta la durata del match, perché questo è stato uno dei grossi problemi nostri fin dall'inizio del campionato. Come hai visto questa Virtus Fondi? Ricordiamo, all'inizio abbiamo avuto qualche problema, i risultati adesso sta pian piano salendo, anche oggi si è visto. Sì, infatti, appunto, come dicevo prima, il campionato è strano, perché anche la settimana scorsa abbiamo incontrato una squadra che insomma sta all'ultimo posto, ma è capace di giocarsela con tutti, e l'hanno dimostrato anche i ragazzi del Fondi oggi, che comunque hanno una rosa che tutti noi giocatori della zona conosciamo, insomma. Però in alcuni frangenti del match lo Scauri viene fuori alla grande sul finale. Beh, questo è frutto degli allenamenti che facciamo in settimana, grazie a mister Treglia e a Matteo che lo ascolta e sta imparando molto, così come tutti noi stiamo crescendo come gruppo, come squadra, e vabbè, c'è tanto da migliorare. Siete sempre i primi in classifica adesso?
Questa è una grande gioia, c'è la soddisfazione, però insomma non bisogna montarci la testa perché è ancora lunga.